Nell'ottobre del 1942 avevo 10 anni e avevo fino allora abitato una cittadina della costa ionica lungo la ferrovia. In quello stesso anno mio nonno materno morì d'improvviso, lasciando alla nonna, ormai vecchia e sola, una casa e un poco di terra che tenevano in affitto. E poiché i primi duri bombardamenti della guerra cominciavano a farsi sentire, soprattutto lungo la strada ferrata, ci trasferimmo tutti dalla nonna, che abitava nell'interno, sopra una delle terre del feudo, a pochi minuti dal paese. La nonna io non l'avevo mai vista. Mi dava soggezione perché lei e il nonno erano piccoli affittuari ed erano sempre stati in contrasto con la figlia, che aveva voluto sposare mio padre, semplice bracciante. Miliel, porta su Nina, che si è addormentata. Nino, a dormire. Io con la nonna non ci dormo. Va su subito, Lazzaro, va. Belle giornate prima dell'inverno. A causa della malattia del nonno, la campagna non era stata ancora né arata né seminata e questo angosciava mio padre. Io giocavo e furono gli ultimi giochi. Oh! Ai, stai fermo. Taglia, taglia quei capelli. Mi sembra una femminuccia. Mamma, adesso come si fa? Il lavoro al terreno è troppo indietro e il povero vostro marito non ci ha fatto niente. Ha raccolto, il padrone vuole essere pagato. È già novembre, il lavoro è troppo per uno solo. Effettivamente è troppo per uno solo. Se io trovo altre due a giornata, mentre quelli zappano a monte, io faccio col mulo la parte piana. E come fai a trovare questi uomini per aiutarti? Che quasi tutti sono in guerra. Ci provo a trovarli in piazza. Quei pochi rimasti Don Natale a Brici li tiene tutti impegnati e gli altri non ci vengono a lavorare con te per non mettersi contro Don Natale a Brici. Ma il raccolto bisogna pagare il fitto, se non paghiamo ci partono via il campo. Come paghiamo se non si segna? Lo so. Don Natale proprio questo aspetta, così se la ripiglia lui la terra nostra, che è buona. Ma se io rispetto il contratto, semine, pago. Papà ha ragione, che se noi paghiamo Don Natale come ci caccia via? Stai zitto tu! Ma guarda sto prezzemolo ad ogni minestra, che ne capisci tu? Questa è l'educazione che si dà adesso. Ai tempi miei, il figlio era figlio, il padre era padre. Guarda come me l'hai tagliato in collo, guarda che hai fatto succedere tu. Aspettamela. Tu sei il nipote di Maria Stigliano? Sì. Giovedì vieni al catechismo. Diamo il caffè latte. Don Natale Aprici salutiamo. Salute, Don Tommasino. Sempre di buon umore, eh? Il buon umore non ci manca. Niente, siamo impegnati. Con Don Natale Aprici. Sì, signore, con Don Natale Aprici. E voi? Fammi accendere. Ma quello non è il genero di Maria Stigliano. Va a sentire che cerca. Salutiamo. Salutiamo. Ma mo non state lavorando. Niente da fare. Non è possibile. Ehi voi, tutti impegnati con Natale Aprici, eh? Intesi. È morto. Prima era vivo. Nino, andiamoci.
Esci fuori, che non te morde. Andiamo, sai. Tu sei il nipote di Maria Stigliano? Vieni. Su. Vuoi favorire? Tuo padre è stato alla piazza ieri, c'è stato? Mio padre? Ehi, c'è stato? Chi? Tuo padre. C'è stato? Sì. Ah, non aver paura, io sono amico. E adesso, dove sta adesso? In campagna, sta faticando. Andiamo. Dove? Dove? Andiamo e troviamo. Andiamo, sai. Che nome tiene? Sai. Oh. Non c'è, forse alla casa. Andiamo e troviamo. Sciori, sciori, sciori per tutto l'anno. L'amore che va da... Ehi, non stuzzicare le feste. Va cercando papà, c'è la guardia municipale con papà. È venuta a vedere se teniamo Bracciante. Vuole pagata la tassa, pure la nonna si è arrabbiata. Papà! Non ce l'ho Bracciante, ho solo visto se li poteva avere. Come vuoi pagata questa tassa se non ce l'ho Bracciante? Magari ci fossero venuto. Ho capito, ho capito. Comunque, se ingaggiate Bracciante dovete pagare la tassa, capito? I contributi agricoli, i contributi. Ricordate, eh? Buongiorno, amico. Permettetevi, posso parlare? A riguardo di che? Tu sei stato alla piazza a cercare Braccianti e questi che ti hanno detto? Che sono impegnati. Da chi? Da Don Natale a Brigi. L'affittuario. Così la terra resta com'è e non puoi pagare l'affitto. Vedi che matrangola t'hanno combinato? Andate voi, andate! E mo ti mandano pure la guardia. Ma chi te la manda? Il podestà, Riccardi. Che la sorella deve sposare a Brigi. Tu vuoi sentire a me? Due uomini li trovo. Un altro sono io e siamo in tre. Così il muro, tu e noi tre facciamo festa a Brigi. Tu non avere paura, quelli abbaiano ma non mordono se mostri i denti. Andrò a parlare con Don Francesco Tomea, l'amministratore del barone. La terra non è da Brigi. Ma a Brigi l'ha in affitto e a Brigi ve l'ha data. Il tempo è venuto. O semini o mai più. Che vuoi fare? Non puoi aspettare ancora. Chi è quello? Io non so come farti capire. Uno. Che c'è? Che vuoi? La nonna. Noi ci mettiamo in mano di questo. Uno che non ha rispetto dei padroni. Così ci mettiamo contro tutti. Don Natale. Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Ricordalo. Buongiorno. Salutiamo. Il lupo se lo mangia, ricordalo. Ehi! Suri, di tutto l'anno. Che ha detto papà? Ha detto no. Ehi! Se ti dico di fare una cosa, tieni la bocca chiusa. Che devo fare? Sei mai stato a Turri? Io no. È a 2 ore sulla montagna. Ma non serve che arrivi fino a Turri, basta acqua fredda. Acqua fredda è a metà strada. Sud dal paese, sempre dritto. Via libera? Che? Non ci sta nessuno in giro. Ah. Vieni, no? Chiamavo te, il cane sta qua. Ad acqua fredda. Mi dovresti portare un'ambasciata. Adesso. Ehi, adesso. Vieni. Ad acqua fredda c'è solo la casa di campagna dei Riccardi. Il podestà. Tu dovresti andare. Apri e dire una cosa alla sorella del podestà, donna Giulia Riccardi, o alla domestica Ida, o bada che è un segreto. Ah, e che devo dire? Aspetta. Adesso te lo spiego.
Bravo, compadre. Sciori, sciori, sciori per tutto l'anno. L'amore che m'hai dato te lo rendo. Sciori, sciori, sciori per tutto l'anno. L'amore che m'hai dato te lo rendo. In paese i Ricadi avevano un'altra casa, ma al tempo della vendemmia o delle olive salivano al loro podere di acqua fredda e qualche volta anche vi pernottavano. Guardavo Aprici, l'affittuario, che ci poteva tenere o cacciare dalla terra. Guardavo il podestà Ricadi e donna Giulia Ricadi, la sorella del podestà. Com'era bella. Cosa poteva esserci fra lei e Michele Rende? Cosa c'è? Niente. Statevi bene, donna Natale. Buonanotte, don Tommasino. E andate piano. Ida. Ida. Che c'è? Chi sei? Che vuoi? Devo parlare con la padrona. Come? Tengo un'ambasciata per... Che ambasciata? Di Michele Rende. Zitto. Ditele che lui viene stanotte e fischierà tre volte. Vattene, uccello del malaugurio, io non sento niente. A che ore di notte? Tre fischiate! Tre fischiate! Di, sei tu che hai portato quell'ambasciata? Di Michele Rende. Sì, devi tornare da lui subito, dirgli che non venga, né stasera né mai, capito? Digli che acqua passata. E non sono sola. Che c'è mio fratello su in villa. Che stasera non venga, hai capito? È tardi. Tieni. Però ci devi andare subito, che per il nostro bene lui non deve venire. Ci vado se faccio in tempo. L'ho vista. Chiudi la porta. L'ho vista. Prima. Ah, l'hai vista? Sì. Prima gli ho visto la serva. Come sei impaurita. Sei impaurita? Sì. Poi è venuta lei di corsa e mi ha detto. Digli che tutto è finito. Digli che è acqua passata. Acqua passata. Hai sentito, sei? Acqua passata. Ti disprezza, compra. Ma lei ha detto di non andarci né stasera né mai più, perché c'è pure suo fratello. Ah, sì? E io ve lo sono venuta a dire, anche se tardi. Brava, compare. Ma tu che dici? Michele, ci va o non ci va? Michele, va. Dove sei stato fino adesso? Ho avuto da fare. Dove sei stato fino adesso? Ho avuto da fare. Così si risponde? Chi pecora se fa, il lupo se la mangia. Vai sopra! Bisognerebbe levarti la zappa alle mani, legarla dalla mattina fino alla sera. Vai sopra! Io la mia faticavo come un uomo e non mi prendeva a chiappare lucertole. Vai sopra, t'ho detto!
Salutiamo, compare. Hai visto? Papà ha pigliato i braccianti. Miliela, andiamo! E tu ti sbrighi a tirar fuori queste capre! Abbiamo fame, compare? Volete favorire? Perché no? Grazie. Ma le morti sta capra al pascolo, Lazzarone! Brigati! Giuri, giuri, giuri per tutto l'anno l'amore che... Silenzio, ragazzi! Silenzio! In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, sia. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio! È piccolo, piccolo. Michè, chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. Per quale fine Dio ci ha creato? Dio ci ha creato per amare e servire. Vidi così per la prima volta Don Francesco Tomea, l'amministratore del barone, padrone di quasi tutte le terre. A lui dovevamo quel cappellato. Graziato, Don Francesco Tomea. Grazie, Don Francesco Tomea. Nome, nome. Il barone. E così, nella processione dell'8 dicembre, mi vestirono da chierichetto. Erano in molti alla processione. Il podestà in testa e Natale Aprici accanto a Donna Giulia Ricadi. E c'era anche l'appuntato Fimiani, sempre appuntato. Aveva 6 figli e con tutti quei figli tirava avanti come poteva. Solo Michele Rende non c'era. Tornate da Natale Aprici e diteselo! Che te voi ne voglio 20! 20 ne voglio! Che te sta attento! Questo non è oggi o domani! Giorno viene che la paga tutte quante! Fimiani, andate a vedere che succede! Signor sì! E ditelo alla Aprici che Michele Rende non ha paura né di lui né del podestà! E che per le femmine non ci vogliono i denari, ma te! Porco! Ma che sta? Che tu sei? Tu volavo! Ma che sta? Hanno portato Michele Rende! Sì, hanno portato Michele Rende! L'hanno strecciato! Ma che fai? E cammina. Ecco fatto. Così non gli desterà nemmeno il segno. E insomma, mi sai dire chi è stato? Io ne so quanto voi. Su, sgombrate, niente assembramento. Via. Cos'è stato? Piccolezzo, Don Tommasino, Michele Rende ha fatto lite. Di che si tratta? Michele Rende, al solito. E gli altri? Chi erano? Gente di fuori, naturalmente. Perché naturalmente? Perché la gente di qui si trovava tutta alla processione, Don Tommasino.
Michele! Michele! Stai là e avverti se arriva qualcuno. E allora? Aprici, scopri l'altra notte che tu veniste a acqua fredda e io ti avevo fatto dire di no perché qui... qui ci spiano tutti. Basta, è finita, te l'ho detto, è acqua passata. No, che non è finita. Ti dico che è finita. Lasciami in pace. Sposo Aprici. Io lo so perché tu sposi Aprici. Perché il fratello tuo è un vigliacco. E Aprici gli serve per rubare all'ammasso e di nascosto vendere la farina. Ma che dico di nascosto? No, vendita autorizzata, regolare, coi bolli del comune e del podestà alla faccia di tutti. E se tu te sposi Aprici, i denari gli restano in casa. Ma bada che per sto rubare ce n'è di invidia contro Aprici. Ma lasciami, lasciami stare, lasciami in pace. Prima non mi dicevi così. E neanche quando stai con me mi dici così. No, no. Venga, d'acqua fredda stanotte. Aspettami. Fatti trovare lassù. Ad acqua fredda. Alle 11. E lascia aperto. Quella stessa notte, Natale Aprici fu trovato morto. Gli avevano sparato verso le 11, mentre attraversava solo la piazza. Ma chi è stato? E chi lo sa? Non sa chi. Ma quando è successo il fatto? Stanotte l'hanno ammazzato. Io ho sentito le spari. Anche io ho sentito, ma chissà che è stato. Ma non si sa. Begli stato, l'ho meritato. Ha fatto la fine dei prepotenti. Ha ragione, la fine dei prepotenti. Va bene, poveretto. Ma anche lui era un figlio di mamma. Che brutta fine. Ma è vero che è stato Michele Rende? Sì, sì, dicono che lui è stato. Pare che Michele faceva l'amore con la fidanzata di Natale Aprici. Ah, la sorella del podestà. Michele Rende era stato arrestato anche prima dell'alba e chiuso in camera di sicurezza. L'avevano fermato davanti a casa sua verso le 2 di notte che cercava di rientrare e non aveva voluto dire da dove veniva. A che ora è successo il fatto? A mezzanotte circa. Gli hanno sparato da vicino. La pallottola gli ha spappolato il cranio. Oh, madonna, impressionante. Permettete, Riccardi. Permettete, Riccardi. Permettete, Riccardi. Scusatemi, non mi so trattenere. Era come un fratello per me, quasi un parente. Doveva sposare mia sorella. Povera donna. Adesso è nel lutto, nella disperazione. L'invidia in questo paese è tanto. Dove ti volti non trovi che invidia. Odio, odio dappertutto. Calunnie, odio. Stiamo indietro. Scusatemi. Il podestà Riccardi. Scusate. Potete rimuovere.
quel giorno che i carabinieri lo chiamarono in caserma per interrogarlo su Michele Rende ed Aprici, mio padre licenziò i due braccianti, che non voleva avere niente a che vedere con quella storia, anche se così non arrivava più a coltivare il campo. Da quel giorno provai a giudicarlo. Lavoravamo tutti dall'alba al tramonto, ma si sapeva che era inutile, perché erano cominciate le piogge. Ve lo giuro, non ha detto la verità! Quella camera non ha detto la verità! Sicuro sono! Come la morte! Nemmeno Riccardi ha detto la verità! Era andato da lei, ad Acqua Fredda, quella sera! Ma che succede? Via, 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 via! Ma che vedo Beverina? Se chiudi qua ti soffo. Hai detto te. Figlio mio, tu m'hai da capire, figlio mio. Io da tant'anni sono appuntato. Ora sto per essere promosso. Il maresciallo tiene già le carte sul tavolo. 7 anni appuntato. È probabile che io sono d'accordo con te, ma chi mi metto contro non lo so. Ve lo giuro, Michele stava ad Acqua Fredda. Madonna, e tu che fai qua? Lui si è incontrato con lei quella sera. E lei non ha detto la verità quando l'ha interrogato. Donna Giulia, non ha detto la verità. Su, Cicillo, su. Mi dovete credere. Michele è innocente. Andiamo qua, dobbiamo stare zitti. Nessuno ha detto la verità, nessuno. Che facendo? Pulitele, mettetegli le mutande. Ma sto Michele benedetto non lo poteva dire che è andato dove è andato. Lei lo doveva dire, non Michele, e manco io l'ho detto. E mo che l'ho detto, sono contento che l'ho detto. Saresti capace tu di dire le stesse parole al maresciallo? Io sì. Nennella! Nennella, io esco! Proprio adesso ti ho calato la parte. Dove vai a quest'ora che tutti mangiano? E mo, t'hanno tagliata la lingua, parla, guaglio! Sentiamo cosa sai. Che non è stato Michele Rende. Ah no? E chi è stato? Non lo so. Non lo sai. E sei venuta a quest'ora per dirmi che non lo sai. So che Michele Rende quella notte non ci stava. Dove non ci stava? Non ci stava perché stava in un altro posto. E dove stava? E parla. Ad Acqua Fredda, con donna Giulia Riccardi. Come lo sai? Li hai veduti? No? E come allora? Ho sentito dire da Michele Rende che quella sera andava ad Acqua Fredda. Ah, l'hai sentito dire. Da Michele Rende. Però non l'hai visto? Con lei non l'hai visto e nemmeno l'hai visto andare. E poi c'è un'altra cosa, che i Riccardi quella sera non erano su ad Acqua Fredda. E testimoniati in istruttoria. Lo sai tu che cos'è un'istruttoria? Ebbene, in istruttoria la signorina Riccardi è stata interrogata con la domestica Ida, perché la legge non guarda in faccia a nessuno. E dove è stata interrogata? Qui, in questo ufficio. E qui davanti al giudice ha fatto la sua deposizione, scritta e firmata. Cosa credi, che a un giudice si mentisce? Che un giudice non sappia fare il suo mestiere? E credi che se Michele Rende davvero avesse avuto un alibi come questo sarebbe stato zitto? E donna Giulia Riccardi lascerebbe oggi condannare un innocente? Gioca, ragazzo mio, gioca. Che alla tua età ne hai tutto il diritto. Io veramente lavoro. E lavora allora. E lascia a chi lo sa fare il suo mestiere. Con voi appuntato ne riparleremo più tardi. L'appuntato Fimiani rimase appuntato e Michele Rende fu condannato a 18 anni di carcere. Era estate, si mieteva il grano e mio padre non aveva da pagare l'affitto. Forse in seguito vennero giorni anche più tristi, giorni di più chiuso dolore, ma non giorni nel ricordo più amari. Come tutta l'altra terra affittata da Prici,
Anche la nostra tornava sotto l'amministrazione diretta del barone. Così ce ne andiamo dalla nostra casa. Da tanti anni eravamo su questa terra. Eh sì, tanti anni. Fatto. Tutto, Don Francesco. C'è ancora il muro. Fa il dovere tuo. Siete stati sfortunati. Questa terra è troppo buona. Ma la casa... Il muro fuori dalla sala. Come facciamo per la casa? Ci mandate via anche dalla casa. Per la casa d'estate fino a novembre, la nuova semina. Prendo io la responsabilità col barone. Statevi bene. Mi portate via anche il muro. Sciore, sciore! Sciore fa tutto l'anno! Anche il muro mi portate via! Io non ci posso fare niente, seguo ordini! E che fa? Che sei, papà, dura? La disperazione! E lo patello, mangia! Brosi! Diventai rissoso, ribelle, indifferente al dolore dei miei. Ho vinto io. Quello è mio, è mio. No, è mio, l'ho gettato io. E levatele mezzo. Andiamo a vedere pure. No, tu prima giochi e poi andiamo a vedere. E 5.000 lire di ingaggi. Si lavora in Italia a scavare trincee sulla spiaggia. Avanti, venite. 5.000 lire di ingaggio. 5.000 lire. Art, se ne va l'uomo di casa. Art, se ne va. Non si mangia? Si resta, si resta. Guarda come ti sei ridotto. E lascia. Così in quel mese di giugno partì mio padre arruolato per lavori di guerra. E così lo ricordo, seduto a scrivere con fatica, mentre lo guardo e non lo capisco, come mai lo avevo capito. Mi pareva uno che scappasse, non uno che si sacrificasse per noi. Quelle che sono asciutte, la mamma e Emiliella lavavano a giornata per poca paga. Io non facevo niente, se non portar fuori le capre. Fu in quei giorni che diventai amico dell'appuntato Fimiani. Oggi tocca alla vedova Basile. Il figlio. E glielo darete adesso? E che devo fare? Aspettiamo un paio di giorni. Nino, lo dico a te, è difficile fare il mio mestiere. Perché? Perché la legge è una, come una scarpa, e gli uomini come tanti piedi diversi. Quando gliela infilio qua o là, urta un callo. Prima pensavo, Michele, perché sta in prigione se non c'ha da stare? Poi, la terra. Chi la lavora, perché non è su? E poi, ha fatto bene papà a partire. Tu troppo pensi e poco lavori, mentre il lavoro apposta è stato fatto per far pensare poco. Beh, portiamo sto telegramma a Ciccio Bruna, che da 4 giorni me lo sto tenendo in tasca. Ni, quando è triste fare il postino a tutti sti morti in guerra. Questo è certo, se non smette la guerra, ci giochiamo il postino. La guerra invece passò sulle nostre terre, all'improvviso. Gli alleati erano sbarcati in Sicilia e i tedeschi scappavano verso il nord. E tutto ciò all'improvviso, una bella mattina di settembre. Thank you.
La nonna a quegli spari le aveva preso un colpo e non si alzò più dalla sedia finché morì, l'anno dopo. Chissà dov'è, madonna mia? A dove vado io, mo? Va, corri, corri dal dottore, il farmacista, giù in paese, qualcuno dei nostri, corri, va! Per le strade e io sono solo qui in paese, io l'appuntato Fimiani, solo e sempre appuntato. Pure la nonna per la paura gli ha pigliato un colpo, e il medico non ci sta, qui non ci sta più nessuno. Lì mettetela a letto e acqua calda, si vede, eh? Ma è per darmi coraggio che ho bevuto. E quel morto? Quale morto? Quel soldato tedesco nell'orto nostro. L'avete ammazzata voi? No, no, non si sa chi. Tu sei onesto e ti credo. E poiché un soldato morto in guerra non ha fatto altro che il suo dovere, seppellitolo subito, è profondo. Avanti, avanti, adagio, una alla volta. Avanti, adagio. Che le rende. Entrato. No. Sono io, che ho chiuso la porta. Dove va quella porta? Nella stalla, di là. Vostro marito dove sta? Non c'è. Si era arruolata a lavorare con i tedeschi. E chissà dove sta adesso. La terra
Non ce l'abbiamo più. È Said. È Said che è rimasto fuori. Non ne avete avuto più notizie? Una volta ci scrisse dalla Germania, poi più niente. Mamma, forse tiene fame. La giacca, la studiamo al fuoco. Non ce n'è bisogno. Così vanno pigliata la terra. E la casa? Ce la lasciano fino a novembre. E vostro marito si è arruolato per lasciarvi il premio d'ingaggio. Mi serve il suo fucile. Era venuto a farmelo dare. Visto che lui non c'è, me lo piglio. Perché volete il fucile? Non ce l'avete il vostro? Non mi piace entrare in paese. Non c'è carabinieri, non c'è più nessuno in paese. Non mi piace. Dove stanno le cartucce? Nella credenza, a destra. Stai là. Così nessuno me l'ha date. Me le so pigliate io, come mi sono pigliate il fucile. Capito? Una. Due. Tre. Il maresciallo Boff è scappato, non è vero? Una di più non basta. Nessuno pensava che anch'io sarei scappato. Le guardie rintanate nel rifugio e noi in cella aspettando le bombe dal cielo. E invece le bombe sono scoppiate proprio sul rifugio. Lo nasconderò nella fornace di Turri, sopra acqua fredda. Così te lo vai a ripigliare fra qualche giorno. Apri la porta della stalla, compare. Che prima dell'alba, senza nemmeno svegliarvi, me ne vado. Vai. Eliella, aiutami per la nonna. Sono io che ho levato il palo di fuori. Fate bene a fare quello che fate. Faccio bene a far che? Io sono stato al maresciallo e gli ho detto che quello a malafede ne aveva giurato il falso. Più tardi vi porto una coperta. Non serve. Nino. Vai a coricarti. Miliella. È già andata su. Che fai qua? Non bisognava dargli il fucile. Non gliel'ha dato nessuno, se l'è preso da solo. Si rovina se lo fa, non l'ha da fare. Non bisognava dargli il fucile. Che ne sai tu che sei femmina? Non bisognava. Va a coricarti e chiudi la bocca. Sei tu? Gliel'hai portata tu la coperta stanotte.
T'ho sentito. Brava, hai fatto bene. Vedi, il fucile l'ho trovato nella stalla, di là. La Madonna gli ha toccato il cuore. Dio mio, passasse presto questa tempesta. Vieni. Vieni. Stanotte la nonna si è lamentata tanto. Non può parlare, povericcio. Il fucile non se l'è portata, Madonna gli ha toccato il cuore. Pensa tu alla nonna, mi dico. Faccia attento. Ci sei andata tu nella stalla stanotte? Sì, io. Perché ci sei andata? Faceva freddo. Mi sono svegliata nel sonno. Ho pensato a quel povero cristiano, tutto bagnato. E gli ho portato una coperta di lana. Una coperta? E poi che hai fatto? Che gli hai detto? Niente ho fatto. E che gli hai detto? Che gli hai detto? Che innocente, che tiene le mani pulite. Perché se le doveva sporcare? È così che se le sporca, facendo il vigliacco. Sicura sono. Pure per lui un giorno tornerà la giustizia. Un uomo se la fa da sé la giustizia, se no è meglio nascere femmina. Sei stata tu che l'hai rovinato, che se non l'ha fatto oggi lo farà domani. Eliella. Non lo farà mai più, sicura sono. Venne poi un tempo che parve di prosperità. Giù, caramello. Caramello, giù. Giù, a me, caramello. Giù, giù, caramello. Sigarette, 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 giù. Alea? Your name? Nome, tuo nome? Miliella. Migliello? Migliella. You pay me, Gio. Okay. Si viveva, si guadagnava. Le quattro libertà splendevano ai quattro angoli delle amlire, fulgide promesse di un mondo nuovo. Ma buono o cattivo che fosse, il denaro c'era. E c'era la libertà, buono o cattiva che fosse. Buongiorno, comandante. Okay. E venne la radio, vennero le canzonette americane. Venne la democrazia. Oh, fino agli anni. Tutto bene in paese? Ok. Bravo, comandante. Ok. Un caffè, e che sia speciale. Subito, comandante. Buongiorno, signor sindaco. Al posto del podestà venne un sindaco, don Francesco Tomea, scelto perché non aveva niente a che fare coi tempi passati. Vennero i pacchi dell'urra con la minestra in polvere che noi davamo alle galline. Attacco? Attacchiamo. Basta che c'è stato. C'è rimasto mare, nanin a cuore una canzone. Venne anche il maresciallo dei carabinieri, uno nuovo, una pasta d'uomo. E poi venne l'autunno. E con l'autunno vennero a casa i soldati dalla guerra e dalla prigionia, i quali anche loro, dentro, come i tempi, erano cambiati. Salutiamo! Che saluto! Un'ordinanza speciale!
simpatico. Salute donne a tutte. Salutiamo, e ben ritrovate. L'hanno ritornato, vedete. Prigioniero stavi? Dove eri prigioniero? Da dove torni? Dall'Inghilterra? Dal Canada? Dal Marocco. Da anni era la disperazione del parroco Pataro, perché dolce dolce le donne non avevano paura di lui. E questo era capitato purtroppo a Marta e Maria. Sei tornato, Pataro? Se sono qua. Pataro, sei tornato? Qua sono. Ehi, guagliù! Pasqualino mio, come sei bello, come sei fatto grande, Pasqualino. Pataro, guarda chi ci sta. E tu sei Pinuccio? Io sono Pinuccio. Guarda chi ci sta. Tu sei Rosina. Papà mio. Bella di papà. Piccirilli miei, tutti piccirilli miei. Vieni qua, fatti vedere pure tu. E tu? Chi sei? Come ti chiami? Mariuccio. Sì, Mariuccio. Mariuccio. E quant'anni tieni? Tre anni. Tre? Mariuccio! Bello di papà suo! Mariuccio mio! Bello Mariuccio mio! Vieni con me. Salutiamo. Posso? E come no? Ninnillo, prendi questo. Quanto pago? Oh, niente. Grazie. Salutiamo. Voi siete di Istigliano? Sì. Abitate sempre ai Costoni? Sì. E vostra madre sta là? Sì. Beh, oggi o domani vengo a trovarvi. Perché? Così. Marta, Maria, pigliatevi Mariuccio. Andate alla casa che vi vengo appresso. Alla casa. Mataro, vergognati, cosa hai fatto? Vergognati. Pigliate due femmine, ma come una non si passava? Io non lo so com'è stato, ma ora che è stato. E adesso quale ti sposi? Se sposo una, l'altra che fa? Turco, sei turco. Io sono cristiano e sono giusto. Salutiamo. Salutiamo. Che? Oh, sono di papà. Partiva per la Germania con un treno. Lui lo sapeva che non tornava. Ma perché? Stava malato? Beh, mi ha detto figliale e dalle a mia moglie, se non torna. E così è stato. Quando da ragazzo mi dicevano, ragazzo stai zitto, pensavo, verrà giorno che sarò uomo. Adesso era arrivato di colpo quel giorno per poche parole dette da Pataro. E benché niente nella nostra vita pareva cambiato, all'improvviso tutto era cambiato. Come la stagione che ci si affaccia ed è inverno, mentre ieri ancora era l'estate. Portano via la terra, hai visto? Tanto ha fatto il barone che se l'è ripresa.